Signore, signori, motociclisti, studenti, autorità, vi do il benvenuto a nome della motostaffetta friulana a questa giornata denominata Motociclisti, Nuove Frontiere sulla Sicurezza, giunto alla seconda edizione. Mi chiamo Daniele De Corte e coordino la motostaffetta friulana, organizzazione volontariato, promotrice della manifestazione. Voglio salutare voi, studenti dell'ENEA Friuli Venezia Giulia, importante punto di riferimento in regione nell'ambito della formazione e della consulenza per lo sviluppo del capitale umano.
Ringrazio il facilitatore della manifestazione che veramente con suo entusiasmo ci ha veramente creduto fin dal primo momento, Luca Alborghetti, direttore dell'area giovani dell'ENAI, il quale con suo entusiasmo ha creduto fin dalla prima ora questa iniziativa. Voglio presentare l'autorità, le altre autorità presenti sul palco. Ringrazio Gianni Osch che poi interverrà della ditta Schubert. Saluto, permettimi Giovanni, un amico di lunga data della motostafetta friulana. Lei tra poco ci raggiungerà anche il consigliere regionale Franco Mattiussi, ma saluto un alleato ormai di lunga data della motostafetta friulana, motociclista anch'esso, e poche settimane fa ne ha dato ampio risalto utilizzando la nostra moto della Protezione Civile. Oggi per essere qui sta facendo i salti mortali, fra poco incontrerà il commissario europeo alle emergenze e quindi ha trovato il tempo per un rapido saluto. Il vicepresidente assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione Civile, il dottor Riccardo Riccardi. Stravolgiamo quindi il protocollo e passo la parola a Riccardi. Sarà un brevissimo saluto, ma non ho voluto mancare, come non manco da molti anni all'iniziativa della motostafetta, al quale voglio dare il saluto dell'amministrazione regionale, ringraziarli per il importante lavoro che fanno, il lavoro dei volontari, quindi assume ancora più importanza. Per lei che ci ospita, in particolare io voglio veramente ringraziare la dottoressa Palladino, perché questa alleanza anche con la Polizia di Stato è una cosa determinante, perché alla fine si rischiava di non prendere un brutto voto, saltando un'interrogazione. Ecco, oggi non è una giornata di scuola persa, oggi è una giornata di vita guadagnata, perché non finiremo mai di affrontare le frontiere della sicurezza. Sono interminabili e soprattutto sono ancora inesplorate, malgrado il lavoro della tecnologia e di tante persone che si dedicano alla sicurezza di tutti noi, sono di elevata qualità, quindi sono certo che questa giornata sarà interessante e importante. Il commissario europeo alla protezione civile, quindi tra l'altro sarà una giornata in ricordo di Giuseppe Tartaglia, che poi noi abbiamo ancora un grande, e continueremo ad averlo sempre, un grande affetto e grande riconoscenza. Grazie e buona giornata a tutti. Ringrazio il vicepresidente Riccardi per la sua presenza quest'oggi e buon lavoro. Bene, chi e cosa fa la motostafetta friulana? Vi invito ad assistere a questo video. Seguire i loro capitani quando inizieranno a salire verso il traguardo dello Zolfolano. Sono i motociclisti, uno precauzionalmente mette i piedi a terra, è un motociclista della Friulana, naturalmente noi ringraziamo tutti. Raggiunto dalla motostafetta friulana. La nostra principale attività si concreta nel garantire la sicurezza nelle manifestazioni che si disputano su strada, soprattutto a livello giovanile. La motostafetta friulana è parte dedicata, l'abbiamo vista nel video precedente. Motociclisti Nuove Frontiere sulla sicurezza nasce tenendo conto che i temi legati alla sicurezza stradale stanno assumendo un rilievo sempre maggiore. Gli incidenti che vedono coinvolti i motociclisti sono sempre numerosi e molto invasivi. Come gruppo, ottemperando ai fini statutari, decidiamo di fornire un piccolo contributo alla causa. Il dottor Alborghetti a prendere la parola per un indirizzo di saluto. Grazie, vera e propria, però si sposta dall'aula e si impareranno concetti di tipo diverso. In che modo? Oltre che conoscere tecnicamente alcuni elementi, noi vogliamo colpirvi emotivamente, perché troppo spesso ENAIP è trascinante di quello che sarà il vostro lavoro, ma da cittadini probabilmente ogni giorno guiderete un mezzo di trasporto e ogni giorno rischierete la pelle vostra e la pelle degli altri. Questa è la parte
contenutistica del mio intervento, però per decisione ne approfitto per ringraziare il presidente della Motostaffetta Friulana, che oggi ci sta regalando una bellissima occasione per imparare cose nuove, le autorità presenti e porto soprattutto i saluti di Paola Stuparic, la direttrice generale, che oggi non è potuta essere con noi, ma anche della presidenza ENAIP. Contento che siete qua un unico nucleo, un unico gruppo. Un sabato, in un'atmosfera un po' più leggera rispetto a quella d'aula di solito, ma insieme per apprendere insieme cose nuove. Grazie, buon lavoro e buona giornata. Ho organizzato, grazie alla sensibilità dell'ex assessore, attuale consigliere regionale Franco Mattiuse, ogni sabbia in grado di disperdere l'energia conseguente alla caduta. A creare maggiore preoccupazione i motociclisti in esterno curva, via di fuga, ma all'interno curva, sia per motivi di prospettiva e in curva il guidatore guarda dove deve andare e mai all'esterno, sia per le leggi della fisica e quindi lo valuteremo insieme. Il risultato del tavolo tecnico organizzato dalla provincia poneva la nostra regione, la provincia di Udine, all'avanguardia a livello nazionale. Superando vincoli normativi, avrebbe portato ad una sperimentazione su alcuni tratti della viabilità provinciale di guardrail a tutela dei motociclisti. Ora speriamo, anche con la maggioranza regionale, di concretizzare questo impegno. Quindi do il benvenuto a Franco Mattiuse. Grazie Daniele, grazie alla Motostaffetta. Perché conoscere quelli che sono pericoli cui noi andiamo incontro quando saliamo in macchina o saliamo sulla moto, e quindi la passione per la moto è un qualcosa di unico, qualcosa che c'è dentro, e anche potenti, anche troppo potenti, dovete conoscere tutte quelle che sono le problematiche della guida di una simile vera, soprattutto il pericolo. Ha parlato Daniele di quella iniziativa di migliorare quella che è la sicurezza. I guardrail sono senz'altro una protezione attiva, ma per le moto spesse volte quello che noi, che io vi invito, è di seguire quell'attività, perché la motostaffetta è un qualcosa di unico. Sarà, dopo farete anche dei filmati che sono abbastanza crudi, no? Quindi non anticipiamo nulla. Che però vanno a vedere, siete dei formatori di persone che dovranno confrontarsi con il mondo del lavoro fra qualche anno. Allora saluto anche il sindaco di Pasean di Prato che ci ha raggiunto, il dottor Cotto, che quindi inviterei a portare l'indirizzo di saluto. Di rilievo anche internazionali, alcuni vengono poi ripresi dalle televisioni di tutto il mondo, si rendono possibili non soltanto perché c'è una grande organizzazione, non soltanto supporto, sostegno e permette la realizzazione di queste iniziative. Io credo che l'elemento del volontariato sia l'elemento fondamentale e la comunità, ed è un elemento molto importante, secondo me arricchisce la persona e crea un miglior futuro anche per voi stessi. Questo è il primo elemento. La seconda cosa è che non c'è tanta professionalità, c'è il supporto delle istituzioni, ci sono investimenti e ci sono poi le persone che con diligenza, con impegno fanno in modo che tutte queste manifestazioni che vedete possano realizzarsi. Ultimo aspetto, la sicurezza. Ecco, noi tutto quello che succede, tutto quello che viene svolto si realizzi in maniera tale che dia piena soddisfazione a chi partecipa, ma poi tutti quanti a casa contenti e in piena salute. E allora qui un ringraziamento veramente a tutte le istituzioni che fanno sì che la gente possa muoversi in piena sicurezza e che quello che succede venga fatto con i criteri giusti. Dirvi di fare un pit stop. Ok. Dottoressa Borgo, prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare tutti i presenti, la motostaffetta che ci ha dato questa importante occasione, il mondo politico, il mondo dei tecnici, a cui faremo un tipo di intervento che parte dal mostrarvi realmente le conseguenze degli incidenti su strada. I motociclisti rientrano tra quelli che sono considerati motociclisti.
sia perché il motociclista deve prestare particolare attenzione, in caso la moto, ma il conducente è quello che noi consideriamo prevalente, perché nel 90% di casi oltre l'incidente stradale è determinato dalla condotta del conducente, distrazione, violazione e altro, elaborato per i più giovani, e che compendia un po' il lavoro di tutti i presenti qui, noi Polizia Stradale, il dottor Trillò, e la fase, appunto, che il dottor Trevisan, di cui parlerà dopo, la comunicazione ai parenti delle vittime. Di Vienna, Organizzazione Mondiale di Sanità. Eppure, un mio collega dice sempre, per noi della stradale l'incidente è una linea che separa un prima da un dopo, e questo filmato evidenzia chiaramente qual è il prima e qual è il dopo. Passo un attimo la parola a Degano, che voleva approfondire il concetto. Grazie al Motostaffetta, grazie agli organizzatori, grazie alla scuola, e mi ha già presentato la dirigente. Quello che voglio aggiungere è, quando vedo questo filmato, che è un filmato che prende un po' tutta la catena che è dei soccorsi, dell'intervento, una volta che è successo il fatto, ci si sente impotenti o comunque che non si è potuto, che non si è riuscito a fare qualcosa di importante che poteva salvare una vita, e questi incontri servono a questo, a sensibilizzare, nel vostro caso, persone che hanno scelto un percorso per il futuro, cioè di adulti, che necessariamente vive nella sicurezza. Vi è stato insegnato sicuramente qui a scuola il concetto di sicurezza, qual è la differenza fra lavorare in modo sicuro e lavorare in modo frettoloso, in modo avventato, quello che porta alle conseguenze in ogni ambiente, dall'ambiente domestico all'ambiente professionale, lavorativo e sulla strada, che è uno degli ambienti dove si incontrano più soggetti indifesi, soggetti vulnerabili. Io sono entrato in polizia ormai oltre 30 anni fa e ho avuto la fortuna di entrare in questa specialità particolare della Polizia di Stato, che è la Polizia Stradale. I voti dei giovani proprio di Pasino di Prato, delle ragazze, nello specifico, probabilmente gli insegnanti o qualcuno più adulto si ricorderà del fatto, si è trattato di un autovettore, sta barbeggiando, sono rientrati da Lignano e hanno percorso Viale Palmanova. Su Viale Palmanova, evidentemente stavano dormendo, erano stanchi, perché c'erano altri tre giovani vittime, che hanno lasciato la famiglia. Io conosco ancora le famiglie, sono famiglie a distanza di quasi 40 anni ancora provate, e che è difficile risollevarsi. Abbiamo visto negli anni, per questo lavoro che faccio, tante di queste situazioni, e come diceva il filmato, non ne vale la pena. Io ho cominciato la Polizia Stradale da sempre, che fa interventi nelle scuole e non solo, di ogni ordine e grado, dalle materne fino a interventi in varie associazioni, enti che ci richiedono o che promuoviamo alle volte anche noi. Proprio perché il condividere la nostra esperienza riteniamo che sia fondamentale per formare, ma formare vuol dire condividere la sicurezza e ottenere dei risultati che voi avete già brillantemente ottenuto. Io ricordo che all'inizio degli anni 90 ho cominciato ad andare proprio sistematicamente in alcune scuole e i dati, i valori di abitanti si può fare, e stiamo lavorando e lavoriamo insieme a voi, necessariamente per voi, questo risultato ottimo che piano piano, questa cultura che piano piano si sta inserendo nella nostra società. Ecco, questi incontri servono a questo, quindi portiamo dei contributi di esperienza per farvi rendere coscienti di quello che è non il rischio, la paura che bisogna avere sulla strada, l'attenzione e la cura per noi stessi e conseguentemente per il prossimo, per gli altri. Passo. Passi avanti.
davanti. In passato il problema maggiore era l'alcol alla guida, ora lottiamo con un'altra problematica, la distrazione. La distrazione che ci coinvolge quando guidiamo un veicolo, quando guidiamo una moto, quando siamo pedoni. Ed è questo che vogliamo attenzionare oggi. Vi mostriamo un altro filmato per farvi vedere noi come vi vediamo su strada. Abbiamo le regole, che facciamo le cose a regola d'arte, o come previsto dal legislatore, quanto avere una coscienza propria che sto facendo il bene per me e il bene per gli altri. Quindi non è solo guardare questi filmati perché ha torto Tizio, ha torto Caio. Il torto, purtroppo, quando succedono i fatti e ci si rimette in soldi, ci si rimette in problemi morali, oltre che anche a livello fisico a volte, diventa di secondo piano assolutamente. Essere sicuri, essere parte della sicurezza. Dopo altri concetti li esploro magari andando avanti con i filmati. Dell'obbligo di mettersi la cintura, io purtroppo vedo ancora tante persone che non la indossano. Non la indossano quando sono conducenti, non la indossano quando sono passeggeri, ma soprattutto non la indossano quando sono passeggeri dei sedili posteriori. L'obbligo vale per tutti coloro che prendono posto a bordo di un veicolo. Guardate queste foto, questa è una smart che protegge il conducente. Abbiamo avuto un ragazzo che ha pensato di essere più furbo delle leggi della fisica, delle leggi della dinamica, non si è protetto. Così facendo, e con questo errore, ha pagato, perché quella cintura che l'avrebbe protetto non ha protetto nulla. Perché la cellula ha resistito e invece lui, purtroppo, con il volo dall'abitacolo non ce l'ha fatta. E un ostacolo, vedete, anche qui l'abitacolo non si deforma, si deforma probabilmente perché c'è una proiezione verso l'interno del motore, ma è interessante vedere. Pensate a veicoli che mettono i coprisedili, che vengono nascoste le cinture posteriori, perché non diano fastidio. Pensate qual è la conseguenza invece di questo fastidio. Chi deve fare i controlli, e guai se non ci fosse un sistema di controllo e di verifica, guai se non ci fosse, perché altrimenti veramente saremmo nel far west, no? Ma il miglior controllo che possiamo esercitare è quello di noi stessi e di noi nei confronti degli altri. Ricordatevi che quando siete alla guida di un'auto, adesso abbiamo spostato un po' il focus sull'autovettura, ma proprio per fare un discorso generale che rientra in ogni ambiente della circolazione. Complimenti, perché sono stati davvero con ritmi elevati e toccanti. Complimenti dottoressa e complimenti ispettore Degano. Vi chiedo ancora 10 minuti prima di fare la... Ok, allora, cosa mi interessa? Vi do qualche dritta come preparare l'acquisto del casco. Tutte le aziende produttive di caschi devono fare un attimino attenzione. Nel 2020 ci sarà la nuova omologazione ECE 2206 che noi al nostro interno abbiamo già applicata. Quindi la cosa importante quando guardate i caschi che vi interessano in un negozio è se è previsto l'etichetta applicata all'interno del casco con la dicitura ECE 2205. Anche sui vari siti online ci deve essere sempre l'indicazione di questa dicitura modulare o integrale. Una volta andando solo sul prezzo, spesso non si indicano tutte le caratteristiche tecniche di un casco solo per poter vendere un prodotto.
noi come casa leader nella produzione dei caschi abbiamo naturalmente delle impostazioni anche commerciali, quindi spesso dobbiamo inventarci anche delle grafiche accattivanti per poter vendere il prodotto. La grafica scura non vi permette di essere visibile in strada, quindi il primo impatto anche a distanza è sempre una grafica chiara. Quindi alle mie spalle vedete il giallo fluo, i caschi bianchi. Altra cosa importantissima sono i materiali usati. Il materiale, diciamo, a livello di sicurezza, ma anche a livello tecnico per il peso, è la fibra di vetro o il carbon. Ecco, questi sono i due materiali da cercare sulla calotta esterna. L'altro aspetto è la calotta interna deve avere dei materiali di altissima qualità che assorbono la sudorazione, che siano estraibili e lavabili. La vita media di un casco è di 5 anni. Acquistando un casco online tramite canali dall'estero, non vado neanche nei paesi del casco, va visto un po' come la scarpa. Io mi devo sentire comodo. Allora, a parte l'aspetto della moda, che vi consiglio di non seguire, anche se non è facile, mi rendo conto, il modulare dovuto ai meccanismi pesa 400-450 grammi in più, ma il peso non va misurato tenendolo in mano, va messo in testa, il casco va misurato in testa, perché il casco è equilibrato, noi abbiamo un bilanciamento del casco che fa sì. Ci illustrerà le modalità di intervento della sua equipe. Prego, dottore. Grazie, grazie dell'invito. È ormai sta diventando una tradizione. Al di là del titolo lungo, ci chiamiamo il Lexicon, siamo Lexicon 7G, poi è bello cambiare nome alle cose. Siamo una scuola, io di solito inizio con questa foto. Correva l'anno, abbiamo scoperto, era 1986, io sono una persona che ha trasformato la sua passione nel suo lavoro. Io mentre studiavo medicina guidavo ambulanze e facevo il volontario. Oggi parleremo di elisoccorso, ma l'elisoccorso è solo un anello di quello che è il sistema di emergenza sanitaria regionale di questa regione e delle altre regioni. Chiaramente l'elicottero è bello, fa rumore, vola, ma l'elicottero non è niente se dietro non ha una rete di ambulanze automediche operative e di sinergia con le altre forze dell'ordine. Ma oggi io mi focalizzerò su quello che fa l'elicottero, partendo da, siamo a scuola, partiamo dalla base, adesso per 8-10 ore vi parlerò della tecnologia dell'elicottero, magari no. Però l'idea di Leonardo era assolutamente valida, abbiamo voluto aspettare questo signore qui, perché riuscisse effettivamente a volare. E da bravo sperimentatore ha presentato questo sulla rivista scientifica Popular Mechanics, dove, forse non riuscite a leggere, sopra di una scalia dice il signor Sikorsky sulla sua hot machine, sulla sua macchina stampa. Vi prego di notare come anche all'epoca c'erano i dispositivi di protezione individuale e il cappello del signor Sikorsky. Ma l'idea è stata assolutamente valida, tant'è vero che poi c'è stata un'evoluzione con i galleggianti, con la carrozzeria, ma il cappello del signor Sikorsky è rimasto.
Il medico di soccorso nella nostra regione ha una data di nascita, 1 agosto del 1992. E questa è la prima scheda fatta, sono riuscito a trovarla e la teniamo lì come ricordo di appunto un inizio. Perché? Perché l'elicottero va a 125 nodi marini, che sono circa 240 km all'ora, non abbiamo incroci, non abbiamo semafori. Abbiamo una regione relativamente piccola, perché Friuli Venezia Giulia tutto sommato è una regione piccola. L'elicottero è basato su Udine, in realtà ci siamo spostati ma di poco, diciamo sempre su Udine, e in 15-18 Sappada, che è un bel regalo che il Veneto ci ha fatto, siamo 20 minuti per arrivarci in volo, quindi siamo sicuramente efficienti da un punto di vista di velocità di approccio. Ma quando mandare l'elicottero? L'elicottero ce n'è uno e ne vogliamo mandare ogni volta che sia necessario. Su un traumatizzato sostanzialmente no, perché c'è una grossissima influenza da parte dell'ansia, da una assenza di preparazione medica ma sanitaria in genere. A tutt'oggi i corsi di primo soccorso sono fatti molto poco, non c'è una formazione continua a partire dalle scuole. Allora per non sprecare dico, beh, mando l'ambulanza, vedo cosa è successo, poi chiamo l'elicottero. Perdo tempo, perché ovviamente c'è il tempo di arrivo dell'ambulanza che non va a 125 nodi, il tempo di capire da parte dell'operatore, dell'infermiera del medico cosa è successo, potenzialmente gravi. E nel trauma come faccio? Chiedo cosa è successo. Quindi non come sta il paziente, ma la situazione. Ci sono una serie di parole chiave, ve ne ho messe un po', in cui se nella chiamata di soccorso c'è una di queste parole, di queste situazioni, che viene fatta continuamente, nei suoi dati ovviamente facciamo degli approfondimenti, chiaramente la barra più alta, quella viola, è il paziente ustionato, perché tutti sanno riconoscere un paziente che si è ustionato, ma anche situazioni particolari hanno una buona attendibilità, tale per cui io ho una sovrastima, per altre circostanze, sul Monte Lossari, non sapete quanti pellegrini andiamo a soccorrere ogni anno, che gli viene male perché sono arrivati sul Monte Lossari. Quindi ci sono una serie di circostanze in cui l'elicottero viene inviato. Ma l'elicottero non è solo l'elicottero, questo è un lavoro in cui gli autori chiedono ma è l'H, cioè l'elicottero o l'IMS che fa la differenza? Evidentemente loro dicono, a seconda dei sistemi, chi c'è a bordo. E in questa regione, ma in quasi tutte le regioni italiane e in Europa, chi abbiamo a bordo è l'anestesista. Abbiamo tagliato, poi loro vengono e riparano la rete. Ma se andiamo in montagna, dobbiamo lavorare con il verticello, perché lì l'elicottero difficilmente o non può assolutamente atterrare. Friuli Giulia ha dei monti bellissimi, più alto il Coglias, 2780 metri, Montasio, 2755, e, ma non è tutto nostro perché metà in Slovenia, il Manga. Parlando con i colleghi delle altre basi di soccorso, per loro sono collinette, Monteosa, Monvito, cose del genere, sono tutti monti ben più alti. Io ovviamente abbiamo molta meno frequentazione estive e invernale dei monti, anche perché le piste da sci abbiamo un totale di chilometri sciabili senza Sappada di 72 km, la sola Cortina d'Ampezzo a 140 km di pista, quindi lavoriamo relativamente poco in montagna. Ma sostanzialmente l'equipe sanitaria non sono tutti montanari o gente con esperienza, c'è anche gente che, non so, va in giro con una barca a vela di origine di Trieste, quindi dobbiamo avere a bordo qualcuno che ci garantisca la sicurezza quando siamo in montagna. Perché? Perché possiamo trovarci in una situazione come questa. Quello con il giubbetto giallo e il casco bianco sono io, sopra in rosso c'è l'infermiera, l'altro personaggio è il tecnico del soccorso alpino, l'infortunato è quella maglietta bianca di sotto. Non è esattamente come lavorare in una sala operatoria, bisogna portarlo fuori da lì, e per fare questo soltanto tecniche alpinistiche lo consentono. Poi si va a quello che è un campo base, in questo caso era sulla cima di un monte, un panorama bellissimo se avessi potuto goderlo, ma stavo lavorando sul paziente, chi se la rideva col capellino blu, il nostro pilota, che rivedremo dopo perché è un personaggio peculiare del nostro servizio. Posso dirvi che in questo caso è stato l'unico volo in America che ha visto una stessa.
della Tina, dove vedete che nessuno se l'era fregata perché eravamo in un posto talmente distante che nessuno c'era arrivato. Come si arriva in quei luoghi? Con l'uso delle ricelle, in questo caso non è un incidente in montagna, ma è un incidente di bicicletta contro macchina, mai che ci fosse una bella ragazza. Quel signore lì che ci sta spostando fuori, il tecnico delle ricelle di distanza, che lui ha appeso, pollice in alto e veniamo calati. E noi dobbiamo arrivare qui sotto, su quella strada che vedrete. La cosa interessante di questo video è la precisione con la quale riescono a metterti esattamente dove vogliono. Il tutto, se ci pensate, con il pilota che non vede sotto, il pilota vede solo davanti, quindi si basa su quello che il tecnico vericellista attraverso la cuffia gli dice, e le indicazioni sono avanti 2, destra 1, parlando di metri. Come vedete noi siamo a 2 metri dal suolo in questo momento e ci ha messo esattamente dove volevamo arrivare. Qui poi ci sganciamo da quella specie di bondage che abbiamo uno con l'altro, di cinghia, cose che garantiscono la nostra sicurezza. In questa situazione poi il tecnico soccorsatino aspetta che arrivi giù anche l'infermiera e io mi avvio a piedi oltre la curva. Ovviamente non possiamo pericellarci sul luogo dell'evento perché l'elicottero fa tanto vento per stare in aria. In questo caso l'incidente era un gruppo di ciclisti che la macchina della destra hanno preso la curva troppo larga e si sono schiantati contro la macchina stessa e contro il vetro. Se lo volete vedere da un'altra prospettiva, in questo caso la GoPro l'abbiamo attaccata sul vericello stesso, il personaggio che sta uscendo sono sempre io, la sensazione è quella di dire cosa ci sto facendo qua fuori. Ma anche questo è tutto basato su una tecnica, nel senso che al di là dello zaino e di tutto, io sono sia appeso al gancio, ma anche questa seconda sicura, che viene mantenuta il più possibile per avere due sicurezze. Il tempo in cui io resto appeso al solo cavo del vericello, che poi è una cosa che noi teniamo da conto, non tocca mai il suolo, viene toccato sempre con i guanti, viene controllato dopo ogni intervento, periodicamente viene fatta la misurazione che non si sia ovalizzato con dei micrometri e con tolleranze strettissime che costa una follia, e la nostra certezza di lavorare in un sistema che dovrebbe garantirci il massimo della sicurezza. Chiaramente l'assenza di qualsiasi pericolo non l'abbiamo, noi tendiamo a rischio zero, però una piccola parte di incidenti possono accadere, da cose banali, tipo finire dentro gli alberi e venire, come si può dire, sfrondati, a cose più gravi che purtroppo sono anche accadute e non speriamo che possano accadere mai. Gli interventi, allora un intervento un po' particolare rispetto a quelli che sono stati fatti fino adesso. Mi trovo in questo convegno a portare la mia testimonianza sull'esperienza acquisita nella mia vita lavorativa. Saluto naturalmente gli egregi relatori che mi hanno preceduto e che vi hanno portato importanti argomenti di riflessione sulle conseguenze cui andiamo incontro quando diamo troppa confidenza alla strada. Come sono già stato presentato, mi chiamo Giovanni Trevisan, sono un ispettore capo della Polizia Stradale in quiescenza, vale a dire in pensione. Ora, dopo la mia esperienza, faccio parte di un'associazione denominata IPA, International Police Association. E faccio parte del comitato locale di Codolfo. L'IPA è la più grande organizzazione associativa tra le forze di polizia al mondo, sia in servizio che in quiescenza. Consiglio economico europeo e dell'OAS, l'organizzazione degli Stati americani. Recentemente gli è stato conferito lo status anche di International NGO, vale a dire un'organizzazione non governativa internazionale che mantiene relazioni operative all'interno dell'UNESCO. L'UNESCO, noi sappiamo, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa dell'educazione, la scienza e la cultura. Il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna
che su questi temi ha condotto un'approfondita ricerca, gli effetti di questa comunicazione del decesso si ripercuotono anche sull'operatore di polizia. Questa incombenza porta l'operatore di polizia a entrare in una relazione, sia pure momentanea, con i familiari delle vittime, che non si risolve solo nel dare, purtroppo, la cattiva notizia, ma essi devono trovare le parole che aiutino le persone che ricevono la notizia ad ottenere le risposte di cui in quella tragica situazione hanno bisogno. La difficoltà maggiore che trova l'operatore di polizia stradale riguarda i dettagli specifici della comunicazione. Grazie un attimo l'intervento di Giovanni. Complimenti Giovanni. Sì, grazie Giovanni, complimenti veramente, però volevo sfatare una cosa, nessuno insegna nemmeno noi medici, noi infermieri, come comunicare certe cose. Noi impariamo sulla nostra pelle, ti posso assicurare che non è mai facile ed è qualcosa che poi ti porti dietro. Adesso. Adesso vi facciamo vedere dei prodotti senza vendervi niente, ma secondo noi hanno dei concetti innovativi. Questo è un casco che è stato studiato in modo tale per cui l'aria, poi ve lo faremo passare, qua c'è una grossa presa d'aria, a differenza degli altri caschi, che lo attraversa, è praticamente la stessa che fluisce attorno al casco. Grazie a prese d'aria posizionate strategicamente, possiamo anche iniziare a farlo girare. Il casco è equipaggiato oltretutto con le ultime tecnologie di sicurezza denominate MIPS e Connect. MIPS, poi dentro, se voi volete toccare la calotta, vedrete che ha un'escursione. Praticamente c'è uno strato di scivolamento tra la testa e il casco. Offre delle prestazioni di sicurezza superiori in caso di impatti obliqui, riducendo la violenza rotazionale trasmessa al cervello. Quando una testa ruota velocemente, si ferma all'improvviso, l'accelerazione rotazionale può causare al tessuto cerebrale elevati livelli di tensione. L'allungamento del tessuto causato da questi movimenti può provocare vari tipi di lesioni cerebrali. Quindi il MIPS è stato progettato con l'intento di affrontare l'accelerazione rotazionale generata nell'impatto. La tecnologia Conhead invece è un sistema di aggancio del polistirolo composta da due densità differenti ed ha una geometria unica tra le due che aumenta la protezione dagli urti del casco. Se siamo pronti col video, invece, adesso invito Francesco e Rino a prendere i dispositivi, vi presentiamo dei nuovi dispositivi di protezione dei paraschiena, paragomiti, paraginocchia. Prendiamo quello più... Allora, Dino, ci dai una mano tu. Allora, questo lo pieghi, questo è un paraschiena e a differenza dei prodotti tradizionali, puoi farlo vedere come si piega, possiamo far vedere il video di 3O. È un paraschiena a memoria, è commercializzato dalla ditta Scott e utilizza un materiale innovativo denominato D3O. Quando siamo possiamo andare anche al video, il quale ecco, ha la capacità di essere morbido in condizioni normali, lo possiamo distribuire, quindi lo possono toccare con mano. E quindi è questo gel che vedete anche nel video e si presenta come una sorta di gel morbido e malleabile, ma grazie alla sua particolarissima composizione chimica, in caso di urto le molecole si dispongono in maniera tale da irrigidire il materiale che, lavorando accoppiato ad un sottostrato spugnoso, si riesce a dissipare la forza d'impatto. Dopo l'urto il D3O torna in forma morbida ed è pronto ad indurirsi al prossimo impatto. Il D3O della Scott è alleggerito, viene fatto in più prodotti, quindi questo ha una protezione ancora maggiore per la parte frontale ed è questo materiale innovativo, quindi ve lo poniamo come un'innovazione per quanto riguarda le protezioni.
Ora, se possiamo, preparerei il video crash e quindi la nostra attività non si esaurisce nel garantire la sicurezza nelle manifestazioni che si disputano su strada, ma come avevamo detto, Fabrizio, quando vuoi cambia il video, abbiamo pensato se c'era una possibilità di renderci utili con delle proposte a tutela dei motociclisti. Quindi ora vi invito a vedere questo video. Fra un attimo riparte. Ufficiale riferita al 2017, fonte ACI, aumentano i decessi che vedono coinvolti i motociclisti, 735 più 11,9%, che si confermano tra le categorie più a rischio. Gli incidenti in moto causano il triplo delle lesioni, che possono anche essere 10 volte più gravi rispetto a quelle provocate dagli incidenti d'auto, con costi sanitari che possono moltiplicarsi anche per 6. Prestiamo ora attenzione al prossimo video. Di questi, ad oggi, solo 100 dei 26.000 gestiti dall'ANAS risultano dotate di strutture simili a questo. I guardrail a due barriere, con una seconda protezione, ottengono il risultato che una moto lanciata ad alta velocità ha sufficiente forza per superare la prima barriera, che continua invece a proteggere quanti guidano un autoveicolo. La soluzione del guardrail in legno acciaio collegata ad un nastro bionda o trionda protegge di più di quello piatto. Fra le varie proposte per quanto riguarda le nostre strade, inserire adeguati spazi di fuga. Per noi l'ideale sarebbe avere una pista da MotoGP in cui non c'è nessun ostacolo in cui andare a cozzare, in terra o in sabbia, in grado di disperdere l'energia conseguente alla caduta. Vietare le infrastrutture che presentano spigoli, lamiere taglienti o discontinuità in genere, con l'obiettivo di facilitare lo scivolamento in caso di impatto. Ora vi faccio vedere un casco con un concetto diverso da quelli a cui normalmente siamo abituati a vedere. Prego Fabrizio. Salve, sono tranquillo. È il video che faccio vedere. Concepita per ospitare il nostro cervello. È naturalmente protetta dal cuoio capelluto. L'elmetto è costituito da uno strato che ricopre la parte che chiamano l'impatto rotazionale. Quindi questo casco dovrebbe permettere di mitigare, avendo questo gel all'interno, i danni in caso di caduta. Io adesso inviterei i colleghi Silvio e Dino, vi facciamo vedere un attimino l'airbag da moto. Questo è quello che abbiamo in dotazione noi e dovrebbe garantire la protezione lombare e toracica oltre alle celle, alle vertebre cervicali. Passo la parola a Silvio, poi Monica ti invito a raggiungere. Questo è un modello che è inglobato direttamente nella giacca e passo la parola a Silvio. Non mi serve, mi sentite laggiù in fondo? Bene. Allora, sono anni che si stanno sviluppando questi airbag per le moto. Il tutto nasce dalle competizioni, ovviamente, e ad alto livello li hanno con un comando che va su onde radio, di un qualcosa che ci protegga nel caso si venga sbalzati dalla moto. Quindi niente radio comando, ma un semplice cordone ombelicale che viene fissato sul telaio della moto, in un punto comunque fisso, che qualora il pilota venga sbalzato possa tranquillamente attivare il sistema di protezione, che ha il comando di gonfiaggio, è costituito da questa bomboletta di azoto, che è ovviamente cambiabile ogni volta che se ne dovesse presentare l'infausto uso, e che si
attiva in qualche microsecondo. Questo non può, a differenza di altri modelli, non stiamo facendo la pubblicità a nessuno ovviamente, però a differenza di altri modelli non si attiva incidentalmente, cioè uno scende dalla moto o no, non succede niente. Per attivarsi ha bisogno di un tiro di circa 30 kg, quindi voi pensate che 30 kg si raggiungono quando veramente il corpo del motociclista viene sbalzato, e quando viene sbalzato questo va in tensione e si gonfia, e come potete vedere protegge, impedisce al casco di muoversi, per cui ci sono le molte fratture cervicali, la schiena, e se mi dai un momentino questo qua non c'è problema, ok? Sa che ci siamo, puoi far funzionare anche quell'altro così vediamo il funzionamento. Ovviamente questo è un modello più raffinato, nel senso che quello va sopra l'indumento, questo qua invece è contenuto dentro l'indumento. Questo è stato un rischio perché è la prima volta che lo proviamo anche noi, quindi bravo Silvio. Come vedete copre ancora di più la parte delle cervicali, ma ha lo stesso principio perché copre completamente la schiena e davanti. Puoi girare, così ti fai dare una sensazione. Bene, ora vi faccio vedere un altro video. Adesso Silvio Bellè. Sempre nell'ottica di non comunicare informazioni pubblicitarie, noi vi facciamo vedere tutto quello che in teoria è sul mercato, che in tutta onestà sempre qualcosa di utile c'è, poi che vada bene ad uno o vada male all'altro, oppure non funzioni proprio secondo i propri gusti, questo è tutto da verificare. Allora, questi caschi sono stati studiati per avere una maggiore visibilità, un angolo di visiera maggiore dei normali caschi, ma soprattutto hanno il pretensionatore del sogolo. Cosa significa? Voi sapete benissimo che tutti i caschi all'inizio hanno usato il WD, che è quello che viene usato anche nelle competizioni, che dovrebbe essere il più sicuro. Poi il clip micrometrico, per cui viene fissato, ecco qua, questo è quello classico WD, vedete, dove il soccolo viene passato dentro il primo anello e poi esce dal secondo e si registra a mano la tensione, ok? Idem per quanto riguarda con la chiusura micrometrica, poi è una di queste, ok? Classica, voi inserite il fermo e poi aggiustate la tensione a mano. Questo invece è stato concepito con lo stesso principio delle cinture di sicurezza delle macchine. Praticamente voi lo indossate, dopodiché premendo questo pulsante lui si attaglia al vostro sottocuore. Okay. E ovviamente resta bloccato. Il vantaggio è che non dovete star lì a cercare magari coi guanti di infilare nel passante, ma questo qua, ok? Quando si parla di sicurezza è bene partire da noi stessi utilizzando abbigliamento protettivo e certificato. Non si possono sentire discorsi circa la scomodità dell'abbigliamento protettivo, considerando la presenza in commercio di prodotti. Vediamo questo video. Grazie anche al personale che vi ha accompagnato, ringrazio nuovamente il professor Alborghese per l'attenzione.